Allora, questore, per la prima volta in Italia viene impiegato questo drone per una manifestazione pubblica, in questo caso il Festival di Sanremo, che si pronuncia uno degli obiettivi più a rischio. Sì, per la prima volta impieghiamo quest'anno questa tecnologia che è in fase sperimentale, una sperimentazione interforze gestita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e che consente dall'alto, ad una distanza migliore rispetto a quella che potremmo avere con l'impiego di velivoli ordinari, di poter fare zoomare su situazioni che si svolgono a terra. Diciamo un po' quali sono le capacità di questo drone, come sarà a livello operativo. Sappiamo che può avere 45 minuti di volo, sarà impiegato sopra l'Ariston sui tetti e non sulle persone. E poi questo unitamente, dicevamo, anche a parecchie telecamere, il doppio anche di più rispetto all'anno scorso. Quanto saranno in tutto? Le telecamere, sì, quest'anno abbiamo oltre che raddoppiato la quantità di telecamere remotizzate, praticamente abbiamo remotizzato tutte le telecamere che controllano Sanremo, sia quelle pubbliche che quelle private, siamo intorno alle 300 telecamere che fanno capo a questa centrale operativa. E per quanto riguarda invece il drone, sì, il drone si alzerà dal tetto dell'Ariston, arriverà a un'altezza di un centinaio di metri e da quell'altezza, con un'autonomia di 45 minuti, un'autonomia piena, con le tre telecamere che ha a disposizione potrà zoomare e inviare, quindi remotizzare le immagini zoomate a questa centrale operativa. Naturalmente non è che finiti i 45 minuti abbiamo finito il servizio, il drone scende, si sostituisce la batteria e il drone riparte e si rimette in ruolo. Quindi tutta la serata soprattutto e anche la giornata sarà operativo. Sì. Per quello che riguarda gli accessi al teatro Ariston, abbiamo detto che la tecnologia è l'aspetto più importante, quindi non solo ci saranno gli accessi monitorati da anche col metal detector, ma ci sarà anche un accesso computerizzato, quindi non basterà dare il biglietto così, ma bisognerà essere inseriti in una banca dati. Sì. Quest'anno la RAI ha perfezionato ulteriormente il sistema della biglietteria, per cui la biglietteria che già l'anno scorso era nominativa, quest'anno continuerà ad essere nominativa con dietro presentazione di documento, ma non soltanto i documenti che sono, anche l'anno scorso sono stati controllati, i nominativi che fanno accesso vengono controllati appunto per verificare che non ci siano persone che hanno altri scopi. Oltre a quello di vedere il festival, ma questo ci consente, cioè la tecnologia messa a punto dalla RAI quest'anno ci consente anche di avere in tempo reale, sapere in tempo reale chi è seduto su una poltrona e visualizzare il documento di quella persona che è seduta su quella poltrona, quindi questo ci consente anche di poter intervenire in situazioni di emergenza con un minimo lasso di tempo E di riguardo preparazione. la tutela delle frequenze, ecco. Anche la tutela delle frequenze, già l'anno scorso avevamo messo in campo tecnologie con l'aiuto di Poste Italiane, quest'anno abbiamo implementato questo tipo di servizio che in collaborazione con la Polizia Postale, quindi tra l'Ispettorato delle Poste e la Polizia Postale, cercherà di avere la mappatura completa delle frequenze che sono presenti nella zona dell'Ariston in modo da cercare di individuare ed evitare per tempo la presenza di frequenze non autorizzate o frequenze strane. La control room dove ci La troviamo control room adesso, è questa. questa control room sarà aperta praticamente. Dalle 13 del pomeriggio fino alla fine della manifestazione, quindi 1, 2, 3 di notte.